Il TAS 102 è un farmaco molto importante nella gestione del paziente con cancro del colon retto metastatico, per cui il corretto posizionamento è quello del paziente con malattia metastatica dopo fallimento delle due prime linee di trattamento standard. In questo caso, il trattamento con il TAS 102 offre importanti vantaggi in termini di qualità di vita, di miglioramento della sintomatologia e anche di aumento della sopravvivenza rispetto a trattamenti non standard o al placebo, tanto da posizionare questo farmaco come uno dei farmaci, o probabilmente il più maneggevole farmaco di prima scelta, nei pazienti con malattia metastatica dopo fallimento delle prime due linee di trattamento, comprendente tutti i chemioterapici e anche i farmaci biologici. Nel presente, certamente è un farmaco molto importante per tutti i pazienti che possono essere suscettibili di un ulteriore trattamento dopo il fallimento delle prime due linee di terapia standard. Nel futuro credo che, essendo un farmaco della famiglia delle fluoropirimidine, che ha una serie di caratteristiche di meccanismo d'azione che lo rendono molto interessante in quanto può superare l'esistenza al fluoracile, al 5-fluoracile standard o alla capecitabina, può avere un ruolo molto importante anche in altre linee di trattamento, probabilmente in associazione con la chemioterapia standard o con i farmaci a bersaglio molecolare. In questo senso siamo molto interessati ai risultati che poco a poco vengono fuori delle combinazioni con l'irinotecano, con oxaliplatino e anche con farmaci a bersaglio molecolare, quale per esempio il bevacizumab. Certamente il TAS 102 è un farmaco sostenibile nella pratica clinica quotidiana nel trattamento del paziente con malattia metastatica del colon retto. Infatti è un farmaco ad azione orale, quindi non richiede ospedalizzazione, è un farmaco dotato di effetti collaterali piuttosto lievi e di facile gestione, tanto che raramente il paziente deve sospendere il trattamento o deve ridurre il dosaggio standard, e è un farmaco che anche in termini di costi in Italia è certamente l'opzione meno cara in questa linea di trattamento. Thank you.